Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo andando all'Aquila, dove questa mattina c'è stata la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della riapertura e della riconsegna alla città dell'Aquila della Chiesa delle Anime Sante, lo ricorderete, simbolo del terremoto del 2009 con la sua cupola caduta per l'effetto del sisma. Noi adesso andiamo in diretta dall'Aquila, dove per noi c'è Paolo Renzetti con il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, a cui do il buongiorno. A te Paolo. Sì, grazie, buongiorno, buongiorno dall'Aquila, siamo dinanzi all'emiciclo, il palazzo che ospita il Consiglio regionale dell'Aquila in una giornata storica per il capoluogo di regione, oggi la riapertura al culto della Chiesa delle Anime Sante alla presenza del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Io ringrazio sentitamente il primo cittadino dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che ci ha raggiunto qui in postazione per questa diretta del nostro TG6, sindaco, una giornata storica, non è retorica dire che quella di oggi è davvero una giornata che rimarrà nella storia della città dell'Aquila. Assolutamente, intanto vi saluto e vi ringrazio. Giornata storica per la presenza di un numero così importante di cariche istituzionali di spessore massimo, il Presidente della Repubblica, il Ministro francese, il Ministro dei Beni Culturali, il Sottosegretario dei Beni Culturali, ma soprattutto tanta gente, tantissima gente che è arrivata in Piazza Duomo per salutare la riapertura di questo simbolo vero della città, perché la Chiesa delle Anime Sante fu edificata dopo il terremoto del 1703, a ricordo delle vittime di quel terremoto, ed è il segno che l'Aquila cade di tanto in tanto, che però ogni volta è in grado di rinascere su basi più solide, più forte, più coraggiosa, più consapevole, ed è un grande messaggio di fiducia soprattutto alla presenza del circa 1000 bambine e bambini nati tra il 2009 e il 2010, che io ho definito non più figli del terremoto ma figli della rinascita ormai. Sindaco, cosa le ha detto il Presidente Mattarella? Avete avuto modo di scambiare qualche parola? Abbiamo visto il Capo dello Stato davvero commosso, soprattutto anche all'interno della Chiesa, quando è andato a leggere i nomi delle 309 vittime del terremoto del 2009. Ma ha rinnovato la sua vicinanza, il suo sostegno. Noi lo interessammo già a suo tempo, quando era imminente la scadenza per la produzione della documentazione relativa alla restituzione delle tasse, anche grazie al suo autorevole intervento ci fu una prima proroga, ed è una persona che sa perfettamente quali sono le necessità e le priorità di questa città, e comunque con la sua presenza è stata a testimoniare la vicinanza dello Stato alle esigenze dell'Aquila e del cratere. Sindaco, l'Aquila era e resta il più grande cantiere d'Europa. A livello di ricostruzione qual è la situazione? È stato fatto tanto, c'è ancora molto molto da fare. Ma la ricostruzione si sapeva che sarebbe stato un percorso lungo, però adesso si iniziano a vedere i suoi frutti, interi quartieri ricostruiti, spazi pubblici riconquistati. La ricostruzione privata certamente va più velocemente di quella pubblica, perché c'è un problema che io non mi stancherò di ripetere, che non si può gestire una situazione straordinaria come quella dell'Aquila con le procedure ordinarie, con le norme ordinarie e con le risorse umane ordinarie, ma anche di questo abbiamo parlato proprio ieri con il neo sottosegretario alla ricostruzione, che è venuto in visita all'Aquila e che anche lui ha assicurato un'attenzione particolare. Paolo, da pochi mesi c'è un nuovo governo nel paese. Sì, Alfredo. Io mi interrompo un attimo, vorrei che il sindaco dell'Aquila, che credo mi sente, restasse un attimo in ascolto. Sì, la sento. Vorrei mandare, buongiorno sindaco, vorrei mandare il contributo del suo predecessore, che Paolo Renzetti ha registrato questa mattina, l'ex sindaco Cialente, perché è stato un po' critico sulla ricostruzione e poi volevo sentire anche il suo parere, quindi la pregherei di ascoltarlo insieme a noi.
Questo è stato il simbolo del terremoto. Io ricordo tutte le televisioni italiane e straniere riprendevano tutto da qui. Era stato il simbolo, oggi ci viene restituito. È una grande soddisfazione, fu faticoso avviare l'accordo col governo francese e così via. Resta adesso però per me questa giornata mi rende lieto da una parte, dall'altra una rabbia terribile perché la ricostruzione pubblica in Italia non è possibile farla, abbiamo dei tempi incredibili, impensabili, per cui se vedete il centro storico qualitativamente anche in sicurezza è rinato la ricostruzione pubblica, la ricostruzione privata, quella pubblica proprio non cammina. Io credo che per anni ancora avremo questo sorriso della città con questa mancanza di alcuni denti che sono i nostri edifici. Allora, sindaco, si trova d'accordo col suo predecessore o ha un'opinione diversa rispetto alla ricostruzione pubblica, alle lentezze burocratiche? No, è vero, ci sono debolezze strutturali degli enti, c'è una normativa come il nuovo codice degli appalti che non aiuta, però ricordo che grazie al lavoro del centrodestra in Parlamento siamo riusciti a far approvare un emendamento che semplifica almeno la ricostruzione dell'edilizia scolastica ed universitaria sotto la soglia comunitaria, quindi sotto i 5,5 milioni. L'unica cosa che vorrei ricordare al mio predecessore è che fu proprio lui a chiedere al governo a gran voce insieme al suo partito di uscire fuori dall'emergenza, di chiudere la stagione dell'emergenza e di tornare all'ordinarietà. Quando noi dicevamo che invece l'Aquila era ancora un'emergenza e aveva bisogno ancora di misure straordinarie, venivamo tacciati di essere gli amici dei commissariatori della città e oggi se ne vedono gli effetti. Paolo, se hai altre domande, prego, a te. Sì, no, adesso noi tra l'altro vogliamo ovviamente salutare il sindaco che deve salutare a sua volta gli ospiti che sono intervenuti tantissimi in questo pranzo che c'è stato all'interno dell'emiciclo. Un'ultima battuta, Biondi, da domani sarà importante non spegnere i riflettori sulla città dell'Aquila. Oggi l'Aquila è salita agli onori della cronaca in tutto il mondo con le dirette su tutte le emittenti nazionali e internazionali, ma da domani ricomincerà il lavoro vero. Sì, ma il lavoro in realtà non si è mai interrotto neanche nel corso di questa manifestazione. Io credo che dovremo sfruttare appieno l'occasione che ci verrà data dalla ricorrenza del decennale del sisma. Il 2019 sarà un anno cruciale per l'Aquila, non soltanto dal punto di vista della sua visibilità, ma anche per capire quale strategia seguire per i prossimi 10 anni, quali segmenti, quali strutture consolidare, su quali settori investire. Ci stiamo lavorando e sarà un buon momento per far conoscere all'Italia, al mondo, cosa è stato fatto di buono all'Aquila e anche quanto c'è ancora da fare. Bene, grazie al sindaco dell'Aquila. Grazie. Buon lavoro e un saluto ai telespettatori. Grazie veramente al primo cittadino dell'Aquila, grazie sindaco. Allora restiamo in collegamento diretto sempre qui dall'Aquila e se la regia è pronta direi, Alfredo, che possiamo andare ad ascoltare un altro contributo dopo quello dell'ex sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. Abbiamo avvicinato pochi minuti fa il sottosegretario ai beni culturali, sottosegretario di governo ai beni culturali, l'onorevole Gianluca Vacca, che parlava anche proprio delle iniziative messe in cantiere per il decennale dal terremoto del 2009. Andiamo ad ascoltare il sottosegretario Gianluca Vacca. È stata un'altra giornata importante per l'Aquila, ma per tutto l'Abruzzo, per tutto il paese probabilmente, perché un altro gioiello è stato attribuito alla collettività, espressione di un lavoro dell'eccellenza italiana, grandi restauratori che hanno lavorato e hanno ricostruito quella che appunto era un luogo simbolico dell'Aquila e della nostra regione. Il Presidente ha apprezzato il lavoro che è stato fatto, ha ammirato appunto questo gioiello e è rimasto molto molto colpito dalla bellezza di questo tassello della nostra città. Il suo ministero ha un occhio fisso sull'Aquila, oltre che sotto l'aspetto della ricostruzione, anche per quello che riguarda proprio i beni culturali di questa città. È stato fatto tanto, ma tanto c'è ancora da fare.
Tanto c'è ancora da fare, c'è un momento importante che sarà l'anno prossimo, che sarà appunto il decennale dal terribile terremoto del 2009 e sarà l'occasione, noi abbiamo, metteremo in campo anche delle risorse importanti che sono state inserite in legge di bilancio per promuovere attività culturali, devono essere il momento per valorizzare quello che è stato fatto, quindi il lavoro che è stato fatto e quello che è stato già ricostruito e restituito alla collettività, ma anche per dare un impulso a quello che deve essere ancora fatto. Stiamo lavorando per esempio per dotare di personale aggiuntivo e strutture periferiche del Ministero in modo da accelerare l'iter della ricostruzione. Se abbiamo un nuovo sottosegretario con la delega alla ricostruzione che è il sottosegretario Vito Crimi, che mi affiancherà ovviamente io la delega sui beni culturali. Insomma, stiamo ricomponendo un mosaico per fare in modo la ricostruzione per avviare quello che ho definito una volta la parte conclusiva della ricostruzione. Allora, abbiamo ascoltato il sottosegretario Vacca, Paolo. Prima di andare ad ascoltare il prossimo contributo, che è quello dell'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri quando c'era Berlusconi al governo, cioè Gianni Letta, poi un abruzzese, un amico dell'Aquila, che parlerà anche del modello L'Aquila, il famoso modello L'Aquila per la ricostruzione, non solo. Paolo, ti volevo chiedere invece, tornando a questa mattina, il presidente Mattarella non ha parlato in pubblico, è stata una visita molto commossa e privata quella del presidente della Repubblica, ma che clima hai trovato in città? D'altra parte, questo era un simbolo, quello che è stato riaperto oggi del terremoto, lo abbiamo detto, e dunque insomma al di là della manifestazione, qual è il sentimento della città che hai potuto toccare con mano? C'è stato grande calore espresso dai cittadini dell'Aquila nei confronti del Presidente della Repubblica. L'Aquila che anche quest'oggi ha continuato però a lavorare, perché abbiamo potuto vedere anche con i nostri occhi i tanti cantieri che con tanti operai questa mattina erano regolarmente al lavoro per ricostruire questa città, soprattutto nel cuore, nel suo centro storico. Ne parlava anche l'ex sindaco Massimo Cialente sulle lentezze proprio della ricostruzione pubblica, ma si continua a lavorare, lo si è fatto anche questa mattina proprio durante nel corso della visita del Capo dello Stato, che però è stato accolto molto calorosamente dagli aquilani, oltre che da quasi 1000 bambini delle scuole qui del capoluogo di regione. Tantissimi aquilani erano dietro le transenne, hanno salutato e abbracciato idealmente il Capo dello Stato. È stata una visita breve, una visita però molto sentita, proprio per questo il Presidente della Repubblica non ha rilasciato dichiarazioni, ma non ha neanche parlato in pubblico, ma ha avuto modo di scambiare delle parole proprio con il sindaco Biondi, che abbiamo ascoltato qualche istante fa, con il sottosegretario ai beni culturali Gianluca Vacca e anche ovviamente con le altre personalità politiche presenti quest'oggi all'Aquila. Una visita breve ma intensa, e che ha visto davvero all'unisono, questa volta uno a fianco all'altro, due paesi come Italia e Francia che hanno contribuito proprio alla riapertura di quello che, come diceva anche il simbolo, come diceva anche il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, è il simbolo della città dell'Aquila, ovvero la Chiesa delle Anime Sante, che da domani sarà regolarmente riaperta al pubblico e al culto, e gli aquilani potranno dunque tornare a seguire le cerimonie, le messe proprio in una delle chiese simbolo della città. Paolo, allora io direi possiamo andare ad ascoltare, visto che hai lanciato il tema, Gianni Letta lo ascolteremo tra poco, il ministro francese che è intervenuto sul palco questa mattina, un breve estratto del suo intervento in cui ha ricordato l'amicizia fra Italia e Francia, sentiamo. Il risultato di questa bella avventura durata oltre 7 anni lo vediamo oggi con questa chiesa che sarà restituita al paese, alla città, ai suoi abitanti. Un edificio che non nasconde nulla dei momenti tragici, che non nasconde e non cancella il nostro ricordo per le vittime, ma che porta anche con sé il segno dello slancio condiviso, dell'audacia di tutti per superarci, per superare se stessi e gli altri. Viva l'Italia! Viva la Francia! Viva l'amicizia franco-italiana!
E dunque questo il ministro per gli affari esteri francese che è intervenuto sul palco, insomma un lungo intervento quello della rappresentante del governo francese. Invece Paolo, torniamo al governo italiano, anche quello che c'è stato qualche anno fa. Sentiamo Gianni Letta e poi ci congediamo con te dall'Aquila. Tutti abbiamo nel ricordo, nella mente e nel cuore, questa chiesa delle anime sante con la cupola scoperchiata ed è il simbolo dell'aquila ferita. Oggi rivederla tornare all'antico splendore, bella, più bella di prima, è il simbolo di come questa città abbia trovato la forza e l'energia per rinascere e tornare a volare alto, come allora auspicammo e sembrava difficile e come oggi verifichiamo. C'è ancora molto da fare però sul fronte della ricostruzione. Questo certamente, però arrivando all'Aquila e vedendo questa selva di gru, c'era da consolarsi, vuol dire che si sta facendo e si continuerà a fare. Io penso che anche all'Aquila abbiamo avuto le polemiche, anche all'Aquila abbiamo avuto i momenti difficili, però io penso che questo modello, e il tempo è galantuomo, abbia dimostrato di essere quello vero, autentico, vincente. E allora Paolo, siamo in chiusura di collegamento. Che altro aggiungere? Insomma, una giornata di festa, una bella giornata per l'Aquila finalmente in vista del decimo anniversario del terremoto. Sì, una giornata di festa, una giornata importante, una giornata che restituisce, lo abbiamo detto, la Chiesa delle Anime Sante all'Aquila e agli Aquilani. Tante le personalità intervenute oggi, oltre al Capo dello Stato, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra l'altro una giornata, siamo nei primi giorni del mese di dicembre, non freddissima e dunque anche è stato più semplice per tutti poter seguire da Piazza del Duomo proprio attraverso anche i maxi schermo, ma anche attraverso la nostra diretta per i nostri telespettatori e seguire questa cerimonia che c'è stata questa mattina all'Aquila. Dunque siamo in chiusura qui dal piazzale interno dell'emiciclo della sede del Consiglio regionale dell'Aquila. Possiamo restituire la linea allo studio. Grazie per la collaborazione tecnica, Loris Bennato. A te, Alfredo. Grazie a voi per il vostro lavoro e noi adesso continuiamo con il nostro telegiornale perché andiamo a Chieti, dove non si placa la protesta dei sanitari, cioè le OSS e gli ausiliari esternalizzati della ASL Lanciano Chieti Vasto. Questa mattina c'è stato un sit-in di protesta davanti alla direzione generale dell'azienda sanitaria. Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto nel servizio di Ludovica Pelliccioni. Continua la protesta davanti agli uffici della direzione sanitaria dell'ospedale Santissima Annunziata da parte di OSS e ausiliari esternalizzati dell'ASL di Lanciano Vasto Chieti, anche dopo l'incontro di questa mattina con i dirigenti dell'azienda ospedaliera. Contratti collettivi nazionali dei lavoratori impiegati negli appalti di cui diciamo la ASL è committente non sono rispettati. Abbiamo dei lavoratori che sono costretti ad andare al lavoro per una sola ora giornaliera, altri che da anni hanno dei contratti di 11 e 14 ore, ma in realtà svolgono orari settimanali superiori alle 20 ore. E poi abbiamo una situazione gravissima che riguarda tutti i lavoratori degli appalti, ovvero la pubblicazione della turnistica per i mesi che vengono pubblicate solo alla fine dei mesi stessi, quindi rendendo impossibile per un singolo lavoratore la possibilità di organizzare la sua vita privata. Inoltre sappiamo che c'è un appalto in scadenza il 31-12-2018, quello che coinvolge gli OSS e gli ausiliari. Abbiamo chiesto delucidazioni su quello che sarà il futuro dei lavoratori. Ci è stato detto che il rapporto verrà prorogato di un anno, nel frattempo ci sarà l'attivazione della procedura concorsuale. Il discorso più centrale, perlomeno che riguarda chi lavora nel comparto, quindi in corsia tra gli ausiliari e gli OSS, è proprio la consegna della turnistica ogni mese, nell'arco in questi 8 anni, ultimi 8 anni, tutti quanti il 29 o il 30 di ogni mese. Essendo questi tutti lavori di part-time, quindi non vengono date le possibilità ai dipendenti di organizzarsi le proprie vite e quindi legalmente anche un altro tipo di part-time.
Cambiamo argomento, sempre con Ludovica Pelliccioni. Adesso andiamo all'aeroporto d'Abruzzo, dove Ryanair ha lanciato la programmazione estiva dei voli da Pescara. Due le nuove rotte tra le 11 totali per la compagnia low cost irlandese. Ryanair ha lanciato oggi la sua programmazione per l'estate 2019 da Pescara, che includerà due nuove rotte, Bucarest, novità dell'inverno confermata anche per la stagione estiva, e Praga, entrambe operate con doppia frequenza settimanale. L'offerta invernale di Ryanair dall'aeroporto d'Abruzzo prevede invece sei rotte, tra cui le due nuove per Bucarest e Praga, sempre con frequenza bisettimanale. Bucarest è una rotta che abbiamo già attivato quest'inverno, che continuerà per l'estate prossima, quindi sarà nuova per l'estate prossima, ci sta dando già delle ottime soddisfazioni per l'inverno, quindi siamo convinti anche dei risultati per quanto riguarda l'estate, e Praga è una novità in assoluto per quanto riguarda Pescara, che arriva così ad avere 11 destinazioni collegate direttamente con l'aeroporto, più 6 altri collegamenti via Bergamo. Quest'anno il nostro obiettivo è stato, e concluderà con l'anno fiscale a breve, di 500.000 passeggeri. L'anno prossimo dovremo raggiungere con l'anno fiscale il numero di 600.000 passeggeri, quindi un incremento di 100.000 passeggeri, un 20% in più di anno su anno, che sono assolutamente dei numeri di tutto rispetto. Ovvio, avendo i voli fortunatamente abbastanza pieni e tutte le persone che vogliono portare un bagaglio, la cosa diventava un attimino complicata con le cappelliere. Ora abbiamo introdotto una nuova normativa dove le persone che hanno la priorità continueranno come prima, quindi nessuna variazione ai due bagagli a mano consentiti, uno grande e uno più piccolo. Adesso abbiamo dato la facoltà alle persone che non acquistano la priorità di imbarcare al semplice costo di 8 euro una valigia di 10 euro direttamente al banco di check-in, quindi prima ancora di passare i controlli e tutto. Una valigia quindi da stiva, con tutto permesso e consentito portare all'interno secondo le regole normali, a un terzo del prezzo di una valigia normale. Spostiamo a Teramo, dove sarà un Natale unico e speciale, quello che arriverà tra poco. Un cartellone di eventi ricco, dove le piazze diventano luoghi conviviali, ai Tigli un bosco incantato e scenografie luminose che offriranno atmosfere inedite. Il progetto di allestimento del Natale 2018 nasce da un'alleanza fra istituzioni e commercianti teramani. Possiamo andare a vedere insieme il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il Natale teramano nasce da un patto stretto tra le istituzioni, provincia capofila, comune e camera di commercio, e il mondo imprenditoriale rappresentato dal consorzio Shopping Teramo Centro. Un patto sancito in nome della rinascita del capoluogo, con una visione di lungo termine che parte dal Natale ma vuole guardare oltre. Un Natale luminoso grazie anche alla provincia e al comune, a questo nuovo rapporto. Sì, sono pienamente d'accordo, è un Natale che vuole un attimino rivalutare le forze che ci sono in città. Il progetto si muove su tre direttrici: la città allestita e illuminata in occasione delle feste, seguendo una linea coordinata che riguarderà tutto il centro storico, non semplici luminarie, ma una scenografia progettata, un percorso culturale identitario legato alla riscoperta della figura del santo patrono San Berardo, e un cartellone di eventi e manifestazioni. A Natale la città, anzi il comune di Teramo, si affida a San Berardo? Sì, ci affidiamo a San Berardo. Il mio mandato è iniziato con le celebrazioni per la Madonna delle Grazie, quindi insomma si prosegue questo percorso che in realtà è in un momento molto, molto delicato della nostra città, una città che, come abbiamo sempre detto, ha enormi potenzialità, ha una voglia di rinascita, di riscatto, di ripartenza, una volontà che si manifesta anche in questo percorso, insomma, che ci porta al Natale. Tra le iniziative da segnalare, i versi delle canzoni di Ivan Graziani, che illumineranno alcune sedi istituzionali della città, un bosco incantato ai Tigli, e la tavola conviviale che verrà allestita in Piazza Sant'Anna, che insieme a Piazza Sant'Agostino ospiterà anche il mercatino. Una tavola che richiama quella della cena di Natale e quindi invita a stare insieme. Le persone dovranno venire a Teramo per vedere questa bellissima città? Sicuramente speriamo che, cioè, il fine è quello, il fine è far capire che Teramo non è morta, anzi ci sono tante attività e operatori che vivono, lavorano, danno lavoro in città, e in particolare all'interno del centro storico. E
l'obiettivo è quello non solo di quindi rivitalizzare la città, ma di far capire anche ai comuni limitrofi, alle città limitrofe che possono venire da noi e che siamo una città assolutamente accogliente. Adesso apriamo la pagina dello sport, lo facciamo parlando del Pescara e dunque della Serie B. Debutta seduta di rifinitura, scusate, questa mattina allo stadio Adriatico Cornacchia per il Pescara in vista dell'anticipo di domani sera contro il Carpi. Pronto al debutto in campionato Scognamiglio, che prenderà il posto di Perlotta. Recuperato Memusciai, rischia di tornare in panchina Menegoni. In attacco probabile una nuova chance per Monachello, affiancato da Marras e Mancuso. Ascoltiamo il tecnico biancazzurro ed ex della partita, Beppi Pillon. Ma è una flessione che nell'arco del campionato ci può stare, nel senso che di risultati in B succedono dei momenti che magari la palla dell'ultimo secondo va dentro. E allora tu dici grande rimonta, grande partita per Perugia, è stata respinta sulla linea e cambia tutto l'aspetto di come è la partita. Sono gli episodi che in questo momento ci stanno girando male. Ci sono fattori di cose che magari perdi un po' di brillantezza, questo può essere. Può essere, non è che siamo delle macchine che andiamo a 100 all'ora sempre. È chiaro che quando non sei al massimo devi essere intelligente di fare le cose per bene, di essere compatti, non disunirsi come in alcuni frangenti facciamo, però è un'analisi che ci può stare, nel senso che siamo meno frizzati, ci può stare. È arrivato il momento di Scognamiglio? Ci sto pensando, sì, giusto. Tutti devono avere una chance, l'ho sempre detto, le chance io le ho date a tutti, forse manca Scognamiglio, perciò vediamo, ci sto pensando, sì. Fuori casa ha fatto più punti fuori casa che in casa, e questo la dice lunga. È una squadra, 7-10 punti che c'è. Una squadra che corre molto, pressa, non ti lascia giocare, ti fa giocare male, è una squadra tignosa. Tipiche squadre di Gaston. Io lo conosco da tempo e so cosa vado incontro. Noi dobbiamo pensare a giocare a calcio. Pressioni non dobbiamo averne, dobbiamo essere sereni, giocare a pallone come sappiamo, che sappiamo farlo e basta. Dopo il resto si vedrà, finita partita, vedremo cosa avremo fatto. Non voglio creare, è inutile crearsi delle ansie che non esistono. Noi quando abbiamo giocato senza patemi, abbiamo sempre fatto delle ottime partite. Quando abbiamo cominciato a pensare a qualcos'altro non abbiamo fatto bene come sapevamo fare. Perciò forse un po' di spensieratezza. Pensiamo a essere spensierati, a giocare a calcio, a fare le nostre cose, senza pensare alla posizione, a cosa andremo incontro, a cosa sarà, a cosa non sarà. Non pensiamo, pensiamo a giocare, basta. Sappiamo farlo, non sapessimo farlo. Lasciamo la Serie B, adesso andiamo in casa Teramo, dunque in Serie C, per analizzare assieme al direttore generale del Teramo, Emilio Capaldi, il punto della situazione in casa biancorossa, l'analisi della classifica complicata e il mercato alle porte, gli argomenti che affronteremo tra poco ascoltando l'intervista. Nel frattempo Maurizi rischia di non avere a disposizione Speranza, mentre per Spighi e Barbuti il forfè appare certo. Sentiamo l'intervista di Ania Cantagalli. Direttore, non è un momento facile dal punto di vista dei risultati, anche magari se vogliamo guardare le prestazioni, 2 punti delle ultime 5 gare, come si esce da questo periodo un po' no? Facendo più punti possibili per quelle partite che rimangono fino al girone di andata. So che tutti pensano che è difficilissimo perché sono società, squadre forti, ma questo a me non mi spaventa. Bisogna che i ragazzi capiscano che loro sono una buona squadra, bisogna avere un po' di cazzimma in più perché serve come il pane, e se la possono giocare con tutti, perché è un campionato e soprattutto è un girone dove si può perdere con tutti, ma si può anche vincere con tutti. Arriva Maurizi, 3 gare molto bene, 3 vittorie, poi cosa è successo? Ma purtroppo quello non è che possiamo dire quello che è successo e che cosa è successo. Il problema
E che sì, abbiamo vinto 3 gare, però penso che abbiamo fatto migliori gare quando non abbiamo preso punti rispetto alle gare dove abbiamo preso punti. Quindi il calcio è questo, stiamo trovando la quadra, il mister ha l'ampia fiducia della società, siamo convinti che solo e solamente lui potrà tirarci fuori da questa cosa. Per quanto ci riguarda abbiamo le idee molto molto chiare, è chiaro che la prima cosa che abbiamo fatto è mettere un pezzo ottimo come Celli, perché mancavamo di questo spessore del giocatore a sinistra per creare la coppia insieme a Mastrilli, poi il mister deciderà di volta in volta. Poi quello che faremo, intanto i ragazzi hanno la fiducia incondizionata della società tutti e poi quando si aprirà il mercato vediamo quello che offrirà. Quanti addii ci saranno? Addii ci saranno, se possiamo già dare un numero. Lei che magari tiene più i conti può magari avere già un'idea. Ma a me piace fare tutti altri tipi di conti per cercare di andare avanti il più possibile, però è chiaro che ci sarà qualche uscita come ci sarà qualche entrata. Se ti posso accontentare è così. Molto eloquente. Bene. Questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda la prima edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.